Il progetto Presidi Distrettuali di Medicina Generale, varato nel 2009 dall'azienda sanitaria di Trieste, con la finalità di migliorare la continuità assistenziale attraverso il coordinamento di vari soggetti che costituiscono il sistema delle cure primarie, e cioè medici, servizi ambulatoriali distrettuali, strutture residenziali e sistema 118, potrebbe essere vicino a una svolta che preoccupa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai per le ricadute negative che, secondo l'esponente grillino, potrebbero derivarne. Ho fatto una richiesta di accesso agli atti per sapere, appunto, visto che era previsto un monitoraggio dei risultati di questo progetto, che naturalmente era a carico pagato dall'azienda sanitaria triestina, quindi il numero di visite domiciliari ambulatoriali effettuate e quali sono i risultati in termini di riduzione di inappropriatezza di invia al pronto soccorso. Questa richiesta di accesso agli atti ha buttato un po' nello scompiglio l'azienda sanitaria, che adesso io non so quando mi verranno forniti questi dati, non so neanche se sono stati raccolti in realtà. Mi risulta che probabilmente dal 1° di settembre dovrebbe chiudere. Visto che questo, al di là del parere personale, insomma, sull'efficacia di questa sperimentazione, era uno dei modi per cercare di evitare ricoveri impropri al pronto soccorso, credo che prima di chiuderlo bisognerebbe capire come ha funzionato e come si può continuare ad aumentare il filtro per il pronto soccorso per ridurre i tempi di attesa. E questo andrebbe fatto anche aumentando quelle che sono le ore di medici di guardia, di continuità assistenziale, come vengono chiamati, che in realtà per l'azienda sanitaria triestina sono sottodimensionati rispetto a quello che è il contratto nazionale. Sono due tematiche che riguardano sempre l'urgenza, il potenziamento del territorio per ridurre i tempi di attesa dei cittadini al pronto soccorso.